Una conquista per il mondo della scuola. Riconfermato tutto il personale assunto per l'emergenza pandemia, nonostante il lockdown. Il Ministero dell'Istruzione, infatti, aveva stabilito che il personale aggiuntivo doveva essere licenziato alla prima chiusura. Una situazione che in provincia di Ravenna coinvolge circa 250 persone, come ci spiega Marcella D'Angelo, segretario generale FLC CGIL Ravenna. Emendamento fortemente spinto dalla CGIL, dalla FL-CGIL, questa clausola è stata rescissa, quindi questa clausola non c'è più. Oggi al 100% non c'è per il personale docente, in quanto è già stata eliminata proprio dal SIDI, il portale ministeriale sul quale si inseriscono i contratti, ma già il Ministero ci ha detto ieri che sarà eliminata anche per il personale ASA, quindi sia per il personale docente che per il personale ATA. Quante persone parliamo in provincia di Ravenna? Parliamo di circa un 200-250 lavoratrici e lavoratori in tutti e due i profili, sia per quello che riguarda il personale docente che per quello che riguarda il personale ATA. Ulteriore nota dolente. Che ad oggi abbiamo centinaia di lavoratori nella provincia di Ravenna, sto parlando sempre del comparto purtroppo dei lavoratori precari, sia per quello che riguarda docenti che ATA, che ancora non hanno avuto lo stipendio, cioè nonostante le segreterie abbiano già inserito a SIDI i loro stipendi, sto parlando di lavoratori che sono stati assunti non ieri, ma già anche il 14 di settembre, a tutt'oggi non hanno ancora ricevuto lo stipendio.